quando si parla di guerra tra launcher, la prima cosa che la gente ti fa notare della nascita di un nuovo launcher è che gli pesa il culo a crearsi un nuovo account e aprire un nuovo launcher. Ok, ma che cosa ti costa aprire un nuovo launcher? 2 secondi della tua vita! Cioè, ti regala... Io parlo mo' di Epic, che è Epic, cioè io posso capire Origin, Uplay, che tu dici cavolo, avevate i giochi su Steam, li avete tolti per fare quella schifezza che fa schifo al cacchio di launcher. Ma Epic fa una bomba! E soprattutto ti sta regalando un fottio di giochi! Ci avete fatto caso? Io, grazie a Epic, mi sono risparmiato più di 200 euro. Cioè, mi ha regalato tutti i giochi che avrei comunque dovuto acquistare. Quindi, noi acquirenti non ci stiamo perdendo niente. Anzi, ci stiamo guadagnando da questa guerra tra launcher. Perché da quando è nato l'Epic Store, se notate, Steam si è dato una svegliata. Ha cominciato ad aggiornare più spesso. Finalmente, finalmente, ora su Valve abbiamo il filtraggio per categorie dei giochi. Il filtraggio per cazzi e mazzi dei giochi. Prima non si potevano filtrare se non per nome. Cioè, esiste da 10 anni sta piattaforma e i giochi si potevano filtrare solo per nome. Io dovevo usare un sito esterno per sapere se era un multiplayer, se era coop locale o che genere era un gioco, per poter scegliere tra la mia lista. Solo ora si è svegliato, caso strano, ora che c'è l'Epic. Valve sta facendo uscire Half-Life Alyx! Ok, per i più sarà un'altra cagata di gioco VR, non lo compreranno. Però un nuovo Half-Life! Cioè, ha scomodato Half-Life finalmente! Quindi, un altro punto a favore della nascita di Epic e della guerra tra launcher è questa. Gli sconti! Vi ricordate al lancio dell'Epic Store? Ci fu uno sconto totale di tutti i giochi del 75%. Cioè, io mi sono comprato tutti i titoli di Quantic Dream e tutti i titoli Telltale, pagandoli una schifezza. E state ancora a inalberarvi per la nascita di un nuovo launcher. Cavolo, dovete ringraziare che c'è la concorrenza. Concorrenza. Fino a questo momento il monopolio era in mano a Valve. Cioè, tutti, se volevamo giocare a PC, dovevamo andare a sbattere il muso da Valve, e Valve decideva i prezzi, Valve decideva quanto dare agli sviluppatori, Valve decideva tutto, tutto, come un boss della criminalità organizzata, gestiva tutto il racket dei videogiochi. Quindi dobbiamo essere felici che finalmente ci sono tutti questi launcher, c'è GOG con la sua politica del DRM Free e va recuperando giochi ormai non più obsoleti, che non girano più sui moderni PC. Ognuno si sta specializzando in qualcosa, quindi godete, godetevela. Tu che hai problemi ad aprire un launcher, a installarlo, ti meriti Steam che non funziona! Steam offline tutta la vita. Dovete apprezzare, cioè, per giunta, i titoli Quantic Dreams, io ho comprato i titoli Quantic Dreams, le esclusive PlayStation, sta portando robe che nessuno ci sarebbe mai aspettato su PC, e stiamo a denigrarlo. Le esclusive temporanee fanno schifo. Ben vengono le esclusive temporanee, così Steam si dà una svegliata, che non devono andare a sbattere tutti da lui. Vedi, ora EA, che mi sa che sta per tornare, Ubisoft, tutte queste aziende per forza da Valve dovevano andare, per forza a Valve dovevano pagare il pizzo per poter vendere i giochi su PC. Invece ora con Epic e la storia delle esclusive non è più così, e soprattutto Epic ha salvato titoli come Control e Shenmue 3. Io solo per questo gli sono grato a Epic, che ha dato più fondi allo sviluppo di Control e Shenmue 3. E chi l'ha acquistato, perché i fan che ci tengono lo hanno acquistato su Epic, gli hanno fatto guadagnare molti, molti, ma molti più soldi che avrebbero guadagnati da Steam, da Valve. Quindi io penso che le vostre polemiche sui launcher sono veramente sterili.
perché fino a prova contraria non ci stanno togliendo niente. I nuovi launcher non ci stanno togliendo niente, anzi ci stanno dando più funzionalità. Steam, grazie al culo che gli bruciava, abbiamo avuto il workshop, il filtraggio delle categorie. Forse avremo una nuova wishlist a presto, si spera, che quella è una vera porcata. Ovviamente voi direte, su Epic non c'è manco la wishlist. Dategli tempo, che mo è nata Epic, cioè l'Epic Launcher ora è nato, dategli tempo, tempo al tempo, diamogli fiducia. Poi, se dopo 10 anni fa schifo come Steam, ovvero non aggiorna niente dopo 10 anni come Steam, vi darò ragione. Ma per ora è appena nato Epic Launcher, e per ora è la migliore alternativa a Steam, perché è veloce, funziona tramite la Steam Link e soprattutto la mia libreria è piena senza che ho comprato alcun gioco, ed è piena di tutti i giochi che avrei comprato su Steam e che Steam non mette mai a saldi. Sono anni che voglio comprare Axiom Verge e non me l'ha mai fatto scendere sotto gli 8 euro, mai. Quindi questa storia pure che voi vi saltate per i saldi Steam, i giochi sono sempre scontati allo stesso prezzo e non c'è mai una convenienza. E poi non si deve incazzare. Per ora Epic sta facendo un grande lavoro e soprattutto sta facendo concorrenza, una cosa che mancava nel mondo del gaming, che può far solo bene a noi giocatori. In sintesi, questa concorrenza tra launcher a noi ci sta facendo solo guadagnare. Vedi di recente GOG che ha messo Stranglehold, che è un gioco che tutti noi che ce lo siamo persi nella vecchia generazione aspettavamo come la Madonna di poterlo giocare. Quindi stiamo solo avendo favoritismi. Soprattutto quando voi vi lamentate del launcher, ricordatevi che girano tutti su PC, la piattaforma è la stessa, è solo un programma in più da avviare. E poi Epic Launcher, per chi si lamenta, funziona bene, non è uno schifo come quello di Origin che è pesante come la Madonna, o Uplay che me lo hackerano un giorno sì, un giorno no, nonostante la doppia autenticazione, non so come facciano. Quindi gioite, gioite, gioite della concorrenza. Ovviamente questa è la mia opinione, non detengo la verità assoluta, per quanto possa sembrare arrogante. Quindi fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate. E se non la pensate come me, vi spezzo le mani. Postilla, se siete arrivati fino a questa parte del video, vorrei precisare, togliendomi la maschera dell'intrattenitore, vorrei precisare che effettivamente io ho questo pensiero, cioè molto buono, riguardo la guerra dei launcher, perché io vengo da una generazione in cui giocare PC non era così divertente. Non so se vi ricordate, per chi l'ha vissuto, più che non l'ha vissuto, fidatevi. Giocare online, prima creare una lobby, solo creare una lobby, dovevi essere quasi un sistemista, dovevi capire di porte, server, IP e quant'altro. Non erano chiavi in mano come sono ora con Steam, tasto destro invita un amico. No, dovevi cercare l'IP, il codice, era un delirio, creare le lobby. O utilizzare software esterni come GameSpy, e ogni videogioco aveva il suo launcher esterno per giocare online. E ce n'erano parecchi. Oltre ad essere un mezzo informatico che dovevi anche usare la console e fare quant'altro. Mentre poi per quanto riguarda la compatibilità dei giochi e le patch, prima le patch non esistevano, dovevi andartela a cercare tu in rete e dovevi essere fortunato di trovarle. E soprattutto i giochi non è detto che giravano sulla tua scheda video, quindi c'era l'esclusiva sulle schede video. Ok, questa è una sintesi di quello che ho vissuto. Se vi va, sono anche propenso a fare un video nel mio stile riguardo questo argomento. Fatemelo sapere nei commenti.